con la prima piacevole serata andata in scena ieri sera nell'Auditorium Comunale 7 febbraio si è ufficialmente aperta la fase finale della prima edizione del concorso Aracnea Film Book Festival, rassegna di cinema da vedere e da leggere organizzata dall'associazione Aracnea. Un ricco pre-festival, la possibilità di visitare la mostra dei manifesti cinematografici, la presentazione dei libri in concorso e poi il festival vero e proprio con la partecipata e attenta visione dei cortometraggi finalisti. È la nostra prima edizione che stiamo svolgendo con la nostra associazione che è Aracnea, quindi il nostro festival si chiama Aracnea Film and Book Festival ed è un bel festival sui corti e sulla saggistica cinematografica, è realizzata all'interno di un contenitore molto bello come l'Auditorium 7 febbraio 1985 di Castellaneta, ed è un progetto finanziato dal bando Luoghi Comuni e Spazi di Prossimità in collaborazione col Comune di Castellaneta. Il nostro sottotitolo è Il cinema da vedere e il cinema da leggere, ovvero abbiamo cortometraggi nazionali e internazionali in concorso, oltre alla saggistica cinematografica, che è una grande novità quasi esclusiva nel panorama nazionale. In concorso ci sono 14 corti nazionali, 7 corti internazionali, avremo anche 2 cinetalk, un cinequiz molto particolare sulla Puglia al cinema, 8 libri di saggistica cinematografica, 3 fuori concorso, 5 in gara, e ospiti che provengono non solo dal panorama nazionale ma anche dal panorama internazionale. Corti internazionali e per noi è un onore, anche per il mio collega Pietro, è un onore aver avuto corti provenienti dalla Spagna, dall'Egitto, dall'Australia, dagli Stati Uniti d'America, e abbiamo coperto tutto il globo terrestre. Aver presentato e adesso parlo io con Giulietta Masina è stata un'operazione assolutamente nuova nel panorama libristico, perché è la prima volta che viene rilasciata un'intervista di Giulietta Masina. Una casa editrice che sostiene Aracnea Film and Book Festival. Noi ci crediamo nella cultura cinematografica, una piccola casa editrice pugliese che pubblica a livello nazionale e internazionale saggi di cinematografia con risultati molto molto lusinghieri. Aracnea Film and Book Festival entrerà nel vivo stasera, sabato 3 settembre, con il secondo appuntamento in auditorium. Alle 19.30 comincerà il pre-festival e alle 21 il festival con la visione di altri corti. La rassegna però sarà anche un susseguirsi di talk show con artisti e quiz interattivi sulla Puglia al cinema. Insomma, archiviata la prima serata, una ricca 2 giorni di cultura, stasera e domani per il gran finale, attendono tutta la cittadinanza con ingresso libero e completamente gratuito.